Allora, innanzitutto, il palcoscenico di Trieste è un palcoscenico da serie. 5.527, vedo il dato degli spettatori, il calore, la professionalità, la competenza che si respira qui, si respira a Bologna e a Treviso, e questo è un palcoscenico da serie A, quindi mi dispiace da un certo punto di vista che oggi la mia squadra non è stata in grado di onorare al meglio il palcoscenico da serie A. Il dato della valutazione complessiva è impietoso. 111-66, sono molto 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 arrabbiato. Il piano partita ha pagato, abbiamo provato a mettere qualche granellino nell'ingranaggio perfetto casalingo di Trieste, che ci sarà pure un motivo se non perde in casa da quasi 2 anni, eccezione fatta per gara 3 della finale promozione della scorsa stagione. È chiaro che il piano partita paga fino a 8 secondi dalla fine dell'azione, dopodiché è una questione di energia, è una questione di personalità. Per andare ai playoff, per giocarsi gli obiettivi delle ultime 5 partite, ci vuole personalità. Oggi i miei giocatori non hanno avuto personalità. I lay-up e i canestri da sotto facili, mismatch o non mismatch, qui non è lungo piccolo, di Cittadini all'inizio, di Daros, tiri incontestati, rimbalzi in attacco, a metà gara il dato dei rimbalzi era 21-9, altra cosa impietosa. Non ci può permettere di competere a questo livello, ma dove per questo livello intendo 1. La profondità dei roster dei top team di questo campionato, Trieste e Treviso che abbiamo incontrato, la Fortitudo anche, cioè le 3 sconfitte che abbiamo avuto nel cammino della mia gestione, ma 2. Il peso degli obiettivi. Ogni partita da qui alla fine avrà per noi un peso specifico altissimo. Verona si gioca un posto nei primi 5, Roseto e Bergamo si giocano la vita in questo campionato, Iesi si gioca un posto della post season e Piacenza si gioca l'onore delle armi all'ultima giornata. Quindi quando c'è un peso specifico alto deve alzarsi il peso della responsabilità e della personalità, e noi non siamo stati in grado di farlo oggi. Non ha contenuti tecnici questa mia analisi per ora della partita. Poi se ci saranno domande e aspetti da sviscerare, lo farò con piacere insieme a voi, perché la tecnica e la tattica vengono dopo la personalità, dopo gli occhi giusti, dopo le facce giuste, dopo una compattezza e un peso specifico di squadra che fa sì che il rendimento dei singoli produca qualcosa in più della loro semplice somma. Se non ci riusciamo, non ne vinciamo più una, perché è giusto così, perché il sale e il rumore che deve causare il prurito nelle mani positivo. Io ho tantissima adrenalina in corpo e tanto orgoglio in corpo per queste ultime 5 partite, 6 con questa, perché ci si gioca qualcosa di importante, ed è il bello del nostro lavoro. Giocarsi qualcosa di importante. Noi siamo stati bravi in questi 2 mesi ad arrivare a giocarci qualcosa di importante, ma il segnale che ci hanno dato Treviso e Trieste con grande forza è: non basta se non facciamo uno step up, cioè un passo in avanti col petto in fuori, con gli occhi infuocati, per andare a conquistarci qualcosa di insperato fino a poco tempo fa e importante. Vogliamo combattere fino alla fine e quindi sono con grande determinazione a richiamare la nostra responsabilità per il cammino che ci attende da qui alla fine, con tanti complimenti per le percentuali di Trieste, 8 su 17, bisogna pur sempre farlo, da 3 punti, per il gioco di squadra di Trieste, i 19 assist, i 19 falli subiti e ancora insomma i 1, 2, 3... 4 più 2 giocatori a 9, 8 punti, quasi 6 giocatori in doppia cifra, che fotografa un po' la leadership diffusa, che è la forza di squadre così profonde, che è stata la nostra forza in questi ultimi 2 mesi.